Benvenuti al mio nuovo podcast. Oggi in questa trasmissione tratterò di un massaggio molto 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 particolare della cultura indiana, della cultura ayurvedica, che è il massaggio in gravidanza. È un massaggio ovviamente molto particolare che sta prendendo sempre più piede, perché per fortuna questi tipi di trattamento iniziano davvero a essere conosciuti. Quindi nella tradizione ayurvedica uno dei trattamenti più importanti è senz'altro il Garbhabhyangam, che letteralmente significa oliazione in gestazione, ovvero il massaggio in gravidanza. La cultura indiana, soprattutto nella regione del Kerala, dove il massaggio raggiunge la maggiore espressione in tutto il continente indiano, è molto attenta alla cura della puerpera e successivamente del neonato, con il massaggio Shantala, di cui magari parleremo in un'altra trasmissione. Da migliaia di anni viene praticato questo bellissimo trattamento specifico per la donna in gravidanza. Il normale trattamento Abhyangam, cioè il classico trattamento massaggio ayurvedico, è già di per sé un massaggio rilassante e fondamentalmente dolce. Il Garbhabhyangam lo è assolutamente ed è indicato alla salute della donna come della futura creatura che sta per nascere, andando ad agire su tutti quei piccoli o grandi cambiamenti che il corpo femminile subisce durante i 9 mesi di gestazione. E oramai sappiamo bene come problemi di ritenzione idrica possano diventare un vero fastidio, oltre che portare a vere e proprie problematiche di gonfiore e pesantezza, con grande affaticamento nella deambulazione e addirittura nei semplici movimenti comuni giornalieri. Per questo sono davvero importanti le manovre che vengono effettuate sugli arti inferiori, come sulla zona lombare, soggetta anch'essa a posture errate dovute al diverso equilibrio imposto dall'aumento di volume dell'addome. Non solo, ma l'errata eliminazione dei liquidi è dovuta anche a una variazione del sistema ormonale, che a sua volta contribuisce a sbalzi di umore, spesso a stati di leggera depressione o apatia. E noi oramai sappiamo bene come il massaggio possa avere, anzi che ha sicuramente un grande effetto proprio in questi casi, perché è stato riscontrato un aumento importante della serotonina e della dopamina, di conseguenza l'abbassamento del cortisolo, e quindi si assiste a un miglioramento dell'umore quasi immediato. Questo ovviamente ha effetto anche sullo stato di salute del feto in modo altrettanto diretto. Assieme a questi stati di benessere indotti dalla pratica del massaggio Garbhabhyangam, la tradizione ayurvedica bada molto anche all'aspetto estetico della persona come primo stato di buona salute. Per questo vengono usati oli molto nutrienti per elasticizzare la pelle, soprattutto dell'addome e del seno, ad evitare future smagliature o rilassamenti cutanei indesiderati. Anche la muscolatura viene presa in considerazione sia per tonificare che per preparare e agevolare il parto, quindi molta attenzione è data alla tonificazione di alcuni muscoli come al rilassamento di altri. La costante ricerca durante il massaggio di contratture nella muscolatura e il loro rilassamento, il miglioramento della circolazione linfatica ed ematica, aiutano senza dubbio anche altre problematiche, come per esempio la difficoltà di un buon riposo o, peggio ancora, la mancanza proprio di sonno. Ci sono certamente delle cautele ben precise da osservare, che sono legate ovviamente allo stato di salute della futura mamma nel suo periodo di gestazione. Quindi non si dovrà procedere al trattamento nei primissimi mesi, come anche in caso di leggere perdite o in qualsiasi altro caso che il medico potrà giudicare di minimo rischio. Oltre a queste, che comunque sono le normali indicazioni di qualsiasi altro massaggio, il Garbhabhyangam è soltanto benessere alla sua più alta espressione.
Anche nella nostra cultura occidentale finalmente si inizia a capire come lo stress abbia effetti deleteri anche durante un periodo così importante e delicato come la gravidanza. Addirittura si è riscontrato come le tensioni esterne e la mancanza di un normale e fisiologico riposo, sia fisico che mentale, possono portare a variazioni della parete uterina con spesso delle problematiche anche gravi durante il parto. Finalmente, possiamo dire davvero finalmente, la cultura del massaggio e del benessere inizia, seppur sottovoce, a farsi strada anche da noi, e le persone che si sottopongono al massaggio ayurvedico, sia Garbha Abhyangam sia nelle altre innumerevoli tecniche, sono in aumento costante, vorrei dire finalmente e per fortuna. Il gradevole rilassamento, la piacevolezza del tocco, il rilascio di emozioni e la serenità che induce questo trattamento è sempre più riconosciuto ed apprezzato. Bene, sono contento che siate arrivati alla fine della mia trasmissione sul massaggio in gravidanza. Spero vi sia piaciuto e vi auguro una buona vita. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!